Secondo il racconto che ci è stato fatto, il ragionier Spinelli, intorno alle 22 del 15 ottobre, rientrando a casa dal lavoro, giunto sul pianerottolo di casa, casa in cui l'aspettava la moglie, nel momento in cui quest'ultima gli ha aperto la porta di casa, è stato aggredito da due uomini travisati ed armati che lo aspettavano sostanzialmente nella rampa delle scale che prosegue verso il piano superiore rispetto alla loro abitazione. Queste persone hanno costretto i coniugi all'interno della loro abitazione. Sono rimasti lì per tutta la notte, raggiunti da un terzo uomo intorno alle 2 del mattino. Il sequestro si è protratto approssimativamente fino alle 9 della mattina successiva, quando, sempre secondo il racconto del ragionier Spinelli, quest'ultimo ha potuto contattare l'onorevole Berlusconi per rappresentargli qual era la richiesta che veniva formulata dai tre sequestratori. Cioè affinché il ragionier Spinelli si facesse in buona sostanza portavoce presso l'onorevole Berlusconi della loro offerta, in cambio di 35 milioni di euro, di documentazione asseritamente in grado di ribaltare gli esiti del processo civile d'appello, diciamo che è stato giudicato in appello, connesso in relazione al cosiddetto lodo Mondadori. Questo ritardo di 24 ore nel dare denuncia alle forze dell'ordine da parte di Berlusconi e dei suoi legali, come è stato spiegato? Quando avviene la denuncia? La segnalazione avviene alla Procura della Repubblica nel pomeriggio del 16 ottobre, del 17 ottobre, chiedo scusa. La notte stessa è stato eseguito il sopralluogo di cui abbiamo detto, la mattina del 18 ottobre è stata raccolta in procura la denuncia delle parti offese. Ma è regolare che uno possa denunciare due giorni dopo? Un privato cittadino può fare denuncia dei reati che subisce se e quando ritiene. È quantomeno inusuale? Naturalmente non siamo qui a fare statistiche, diciamo. Stiamo raccontando i fatti per come li abbiamo ricostruiti. Ma avete portato ad Arcore gli agenti della scorta dell'ex Presidente del Consiglio, che hanno mandato subito a prendere Spinelli immediatamente appena saputo? È vero che da quella mattina il ragionier Spinelli, anche per ragioni di sicurezza, ha lasciato la sua abitazione. Però voi non eravate stati ancora informati? No.